stata sul tetto del mondo, ha attraversato continenti e contestazioni. Tra una settimana, nello stadio di Pechino, la fiamma olimpica segnerà l'avvio dei giochi più problematici per le tante connotazioni politiche, economiche e sociali. Da allora e fino alla maratona del 24 agosto si tornerà a parlare di sport, gare, prestazioni, record, il corpo umano al meglio delle sue straordinarie possibilità, a volte anche oltre. Agosto 2008, per giunta alle 8 della mattina, ora è giorno fatidici dell'inizio delle Olimpiadi di Pechino. Buongiorno, oggi parliamo dei limiti del corpo, limiti atletici innanzitutto, visto che stiamo per entrare nel vivo del clima olimpico. Arrivare al massimo, toccare e superare i limiti in una prestazione sportiva è il vero traguardo, ovvio che il primo obiettivo sia vincere o stabilire nuovi record rispettando le regole. Una lunga e mai interrotta storia di trucchi, e anche storia recente, accompagna quella dello sport, e il doping si fa sempre più sofisticato nel tentativo di raggiungere il risultato senza essere scoperti. Ormai si parla addirittura di doping genetico. Ma per migliorare le prestazioni non ci sono soltanto serio allenamento e eventuali affatto seri trucchi, c'è anche tutto quello che circonda gli atleti, un ambiente sempre più ricco in tecnologie che di Olimpiade in Olimpiade fanno la differenza e consentono di raggiungere nuovi record. Quello che non tutti sanno è che da 9 Olimpiadi, Pechino compresa, le piste d'atletica hanno tutte una firma italiana. Aziende e università nostrane le hanno progettate e anche posate. Anelli rossi del record, così è la pista sulla quale a Pechino si misureranno gli atleti di tutto il mondo, pensata per esaltare le prestazioni e per rendere eccellente la presa delle chiodate. Nel manto firmato Mondo, azienda cuneese leader a livello internazionale, c'è molta ricerca. Forma e composizione chimica sono state ottenute con 2 anni di misurazioni e di studi con strumentazioni particolari. L'Università di Pavia infatti ha trasformato in dati la pista per potenziare la risposta biomeccanica, cioè per tutelare l'integrità fisica dello sportivo e per far sì che il suolo restituisca al piede la forza d'impatto con cui ha toccato terra. Questa soletta, ad esempio, ha sensori in grado di leggere per centimetro quadrato la pressione, la forza e il tempo di contatto che il piede sviluppa al suolo. Valutazioni diverse derivano dagli accelerometri. Questi accelerometri ci danno il movimento degli arti inferiori nei 3 piani dello spazio, quindi verticale, orizzontale e anteroposteriore. E in più ci danno anche un'altra informazione molto utile, che è quella della vibrazione che il piede riceve quando viene appoggiato al suolo. E queste vibrazioni sono importanti perché non solo possono causare traumatologia all'atleta, quindi problemi, ma possono anche ridurre la prestazione dell'atleta. E poi abbiamo utilizzato delle barre ad infrarossi. Quando io metto il piede all'interno di questo raggio ad infrarossi, il raggio viene bloccato dall'oggetto che si infila attraverso degli algoritmi, attraverso quindi dei meccanismi propri di un software. Io sono in grado di leggere il tempo di contatto dell'atleta, la lunghezza del passo, il tempo di volo dell'atleta, l'angolo con cui l'atleta nella corsa esce dalle barre. Tutte queste misurazioni sono state tradotte in calchi stampati su materiale in gomma vulcanizzata, miscelata a composti naturali e sostanze chimiche di ultima generazione. Il prodotto, messo a punto, è stato poi installato e paragonato ad altri 4 manti. 2 corsie rappresentano quello che per noi è stato il vecchio fino a ieri, quindi una pista come quella di Atene e una come quella degli ultimi campionati del mondo. Le altre 2 prototipi che abbiamo testato della nuova versione e sulla base del quale poi è stata effettuata una scelta definitiva. Ultime 2 caratteristiche rilevanti di questa pista. La prima è che sono stati scelti materiali compatibili con l'ambiente. Perché il nostro è un materiale che va all'esterno, quindi deve essere sempre compatibile con tutta una serie di caratteristiche di resistenza anche fisica, meccanica, chimica.
La seconda particolarità sono state utilizzate anche le nanotecnologie che hanno rinforzato le caratteristiche fisico-meccaniche della pista. Adesso le nanotecnologie ci permettono di avere materiali in una forma tale da inserirsi in quello che è definito il reticolo polimerico e quindi migliorare ed ottimizzare tutte le caratteristiche dei polimeri. E già che le piste di Gallo d'Alba hanno marcato non pochi capitoli nella storia sportiva, 9 Olimpiadi, molti campionati, oltre a 200 record del mondo, non ci resta che dire a tutti gli atleti uno scontato, ma sempre efficace e soprattutto sincero, in bocca al lupo. Vai Bol! Faccio un record! Record will be pretty much hard to get, but as I said, the track in Beijing was fast, and this will always stick with me. It will always be my mind. I think the 100 world record will go over and over again, but I think the 200 is going to be hard to get to. So I think 200 will stay with me forever. I like to enjoy myself. That's just me. I try to enjoy myself at all times, and that's how I stay relaxed, and that's how I am, and I won't change, and I don't see any problem with it, because a lot of people really enjoy watching me just performing. So I'll stay the way I am, because that's my personality.